Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi cominciamo a parlare di agende. Agende per il 2025, il nuovo anno sta arrivando e allora dobbiamo assolutamente essere preparati. Abbiamo pensato quest'anno di presentarvi tutte le agende un po' alla volta, perché sono tantissime, e soprattutto di suddividerle per brand. Per cui oggi vi faremo vedere le agende di The Completist, che è il brand inglese che ormai avete imparato a conoscere, di Nuna, che è il brand tedesco per eccellenza, e di Mishmash, che è un brand portoghese di Porto. Partiamo da quelle che sono le agende più attese, ovvero le giornaliere di The Completist. Allora, come sapete, The Completist è un brand che produce tutto in Inghilterra, ogni cosa viene fatta a Londra con carta riciclata e viene sempre venduta all'interno di una confezione singola. Questo le rende anche proprio una bellissima idea regalo. Le agende giornaliere sono disponibili in due diversi modelli di copertina. Il primo è questo e il secondo è questo. La struttura interna è quella dei planner non datati, che vi ho fatto vedere più e più volte perché sono quelli che utilizzo da anni ormai. Per cui avete a disposizione tantissime pagine, vi copre tutto l'anno, e avete a disposizione una pagina per ogni giorno della settimana. Sabato e domenica invece li trovate nella stessa pagina, quindi sono un pochino più piccoli. La cosa bella delle agende di The Completist, quelle giornaliere, è che avete tutto lo spazio che vi serve e potete organizzarla nel modo che preferite. All'inizio troviamo un calendario dell'anno e poi ogni giorno ha lo spazio per gli appuntamenti con scadenza oraria, un bellissimo riquadro to do che vi permette di fare la lista delle cose che dovete fare di quel giorno e uno spazio note che potete quindi utilizzare come più preferite. La cosa interessante è anche il piccolo riquadro che trovate in basso dedicato alle priorità. Questo secondo me è fondamentale perché è dove andrete ad indicare la cosa che dovete fare assolutamente quel giorno. Le copertine sono morbide e sono realizzate in carta GF Smith, quindi un'ottima carta da 250 grammi, la carta interna è da 80 grammi e il mio consiglio è quello di abbinarci sempre un elastico in modo che possiate portarla con voi e non rovinarla, perché non avendo una copertina rigida è un pochino più delicata. Sapete che i nostri elastici sono disponibili in tantissimi colori, quindi potete decidere di abbinarlo con un colore che sta molto bene oppure andare a contrasto, insomma potete decidere di sbizzarrirvi. Le agende giornaliere di The Completist, essendo già molto spesse, non hanno al loro interno la cosiddetta griglia mensile, quindi non hanno il calendario mensile, che può essere molto molto utile, ma a questo si può ovviare con un planner, per esempio, mensile, che potete quindi utilizzare sempre insieme all'agenda in modo da averlo sempre con voi, e questo potrete utilizzarlo andando a segnare quelle che sono le cose importanti. La cosa bella è che, avendo questi due strumenti ed essendo questo molto spesso, quindi un po' più complicato da portare sempre con sé perché è anche ovviamente un po' più pesante, quello che potrete fare è lasciare la vostra agenda giornaliera sempre sulla scrivania e portare con voi solo questo, che vi ricorderà gli appuntamenti ovunque voi siate. Ovviamente è disponibile anche un modello settimanale, o meglio due, con la stessa organizzazione interna, ma due differenti copertine. Questo è il modello Ginger, coloratissimo e soprattutto bellissimo, abbinato alla penna con lo stesso design. Questo è il secondo modello settimanale disponibile, molto bello anche questo. L'organizzazione interna, così come i planner giornalieri, riprende i planner settimanali non datati, ma in questo caso abbiamo a disposizione le date. La pagina della settimana è quella di sinistra, avete quindi un layout orizzontale su sfondo puntinato. È molto utile perché la pagina di destra è una pagina libera, quindi voi potete decidere di utilizzare il riquadro superiore, che ha uno sfondo bianco, per schizzi, appunti, annotazioni, mentre la parte in basso, che è puntinata, potete trasformarla nella to-do list della settimana. Allo stesso tempo può avere un altro utilizzo, ovvero potete utilizzarla per tutto ciò che riguarda la vita privata, potete quindi dedicargli un riquadro, mentre invece per quella lavorativa il secondo riquadro. Questo ovviamente sta a voi. A differenza delle agende giornaliere, l'agenda settimanale ha anche la griglia mensile, sempre datata, all'inizio dell'agenda, dove potete indicare quelle che sono le priorità del mese e andare ad appuntare in maniera molto sintetica tutti gli appuntamenti previsti. Tra l'altro c'è anche uno spazio note molto utile. Il calendario dell'anno e il segnalibro sono sempre presenti.
Gli ultimi due modelli di agende settimanali di The Completist sono nel formato pocket, quindi quello più comodo da portare sempre con sé. Questo vi permette quindi di avere una bellissima agenda sempre con voi. È disponibile anche in questo caso con due diverse copertine. L'organizzazione interna ricorda molto quella del planner A5 che vi ho appena mostrato, semplicemente andiamo ad avere la settimana su due pagine e uno spazio note, quindi un pochino più ridotto, però anche qui sono sempre presenti le griglie mensili, il segnalibro e, se vorrete utilizzare l'elastico per poter portare la vostra agenda sempre con voi e soprattutto non rovinarla, con questa misura l'elastico viene utilizzato in questo modo. Vi permette di avere quindi l'agenda sempre ben chiusa, che non si rovina in borsa, e potrete andare ad abbinarci delle penne, in questo caso magari un pochino più piccole, quindi benissimo le penne di Penco, ma anche Caveco. Le agende di The Completist sono la soluzione ideale per chi cerca colore, ottima organizzazione, una buonissima carta, ma soprattutto sostenibilità, perché proprio la loro produzione, totalmente realizzata in Inghilterra con carta riciclata, è sicuramente la scelta giusta per chi è attento a queste cose. Parlando di prodotti di altissima qualità, ovviamente non posso non nominarvi Nuna, le cui agende per il 2025 sono bellissime. Come sempre lo stile è molto minimale, sono disponibili due modelli settimanali in versione A5 e un modello pocket che ha questo effetto metallico eccezionale. Allora, la qualità di Nuna è riconosciuta, sapete che la sua caratteristica principale è questa rilegatura perfetta flat lay, per cui voi avete sempre la vostra agenda perfettamente aperta sulla scrivania, cosa che è utilissima perché voi avrete sempre il vostro colpo d'occhio, ed è un'agenda che riprende il design su tutto il dorso delle pagine, proprio come i quaderni. Allora, vediamo come sono fatte all'interno. Allora, l'agenda di Nuna è molto particolare, voi avete un calendario dell'anno, avete la possibilità di segnare nel calendario dell'anno quelli che sono gli appuntamenti più importanti, le date da ricordare, le scadenze importanti, qui avete proprio modo di segnarle e di vederle tutte insieme, quindi avete l'anno suddiviso su due pagine, e poi avete quello che è il project planner, ovvero un vero e proprio calendario mensile che quindi si differenzia dalla classica griglia, dove però voi potrete andare ad indicare gli impegni, gli appuntamenti di ogni mese, ma avrete una visualizzazione ancora più ampia di quella che è la semplice griglia mensile, perché così potrete vedere più mesi insieme. L'utilizzo poi è esattamente quello che potrete fare della griglia, cioè ci vuole sintesi sicuramente, riuscirete insomma ad avere un colpo d'occhio generale. Un'altra cosa molto interessante delle agende di Nuna è il timetable. Questo è utilizzabile per quelle che sono le vostre attività ricorrenti, ovvero avete un impegno sempre il lunedì alle 13 per intenderci, lo segnate qui. Avete la palestra il giovedì alle 18? Benissimo, qui potrete avere quindi il vostro quadro generale delle cose che avvengono sempre con ripetizione e che sono fisse. L'organizzazione della settimana è verticale, su sfondo puntinato come tutti i quaderni di Nuna. Avete uno spazio molto libero in realtà, perché voi avete delle colonne puntinate che sono separate, ma allo stesso tempo potete decidere di sforare, di sfruttare la parte in basso solo per le note, per le liste delle to-do, insomma potete veramente utilizzarla come volete. Questo suo essere estremamente minimale vi permette una grandissima personalizzazione. Molto utile è il calendario che avete sempre nell'angolo della pagina, in modo che possiate sempre vedere insomma in che settimana siete e quelli che possono essere cose importanti che potrete andare ad evidenziare all'interno del calendario, e così per tutto l'anno. Al fondo troviamo già il calendario del 2026 con la possibilità di indicare già quelli che sono gli appuntamenti fissati, quindi magari delle visite che vengono fissate nel lungo periodo, insomma potrete segnarvelo in modo che poi l'anno successivo, nel 2026, andrete a riportarle già nella nuova agenda. E poi, molto carino secondo me, ci sono tutta una serie di pagine, tantissime vuote, puntinate, che quindi potete dedicare ai vostri appunti, ma allo stesso tempo ci sono anche delle pagine per tenere
tenere traccia dei libri che leggerete, delle serie TV che vedrete, dei film, e quindi insomma è molto carino perché riesce a tenere anche traccia proprio di quello che fate durante l'anno. Di nuovo, se c'è la necessità di portare l'agenda sempre con sé, quindi in borsetta magari, non per forza nello zaino, c'è bisogno di un modello più piccolino. Questo è il modello A6 per quest'anno di Nuna. Ha la stessa identica organizzazione interna che vi ho mostrato, semplicemente un po' meno spazio, però secondo me il suo essere così minimale e allo stesso tempo così semplice vi permette appunto di poter sfruttare lo spazio al meglio. Concludiamo la carrellata di oggi delle agende 2025 con quelle che arrivano dal Portogallo. Allora, io poi ho una passione per il Portogallo, Porto in particolare è una delle mie città preferite. Ci sono due diversi modelli, entrambi in due colori. Allora, questo è il modello che l'anno scorso mi è piaciuto di più, che è il modello con il time block, ovvero con la settimana che ha uno sviluppo verticale e la scadenza oraria. La cosa bella della settimana sviluppata in questo modo è che voi avete quindi proprio lo spazio per tutti gli appuntamenti che potete segnare a seconda dell'orario. C'è una linea quasi impercettibile, puntinata, che vi permette di segnare anche le mezz'ore. Avete questa bellissima e utilissima colonna bianca che potete quindi usare per fare la to-do list della settimana, per esempio. Quello che dico sempre è che se l'agenda vi piace ma non avete bisogno di utilizzarla per appuntamenti e quindi la scadenza oraria non vi è sempre necessaria, questo diventa benissimo un elenco puntato, quindi voi potete trasformarlo in una lunghissima to-do list della vostra giornata. Le agende di Mishmash hanno sempre la griglia mensile, in questo caso molto classica, e sempre con uno spazio note o to do all'inizio. Il calendario, che vi permette di segnare sia di vedere tutto l'anno in una pagina, sia di segnare, come dicevamo prima, quelli che sono gli appuntamenti più importanti già fissati. Un'altra cosa molto bella delle agende di Mishmash è che ci sono tantissime pagine e questa volta a quadretti, che non è facile da trovare. Inoltre le alette segnapagina vi permettono di tenere sempre il segno nella vostra agenda. Questa agenda con questa organizzazione e l'indicazione oraria per gli appuntamenti è disponibile in queste due colorazioni. Nelle medesime colorazioni c'è un altro modello, vedete i colori sono gli stessi, la copertina è la stessa, avete sempre le alette segnapagina, sempre il calendario, sempre le griglie mensili, ma la settimana è organizzata in questo modo. Sono dei riquadri bianchi. Questo secondo me è bellissimo perché potete veramente trasformarlo come volete, tra l'altro può diventare un'agenda creativa perché lo spazio bianco vi permette di incollare, di colorare, sono dei veri e propri riquadri dove potrete andare a fare un mix di quello che è necessario per la vostra organizzazione ma allo stesso tempo di cose che vi piacciono, insomma potrebbe diventare quasi un journal. Anche qui tantissime pagine per le note dove tra l'altro potete andare a fare magari prove colore oppure potrete andare a sviluppare cose che nel riquadro possono non starci e quindi avrete bisogno di un pochino più di spazio. Questa è la soluzione ideale. Queste quindi erano le prime agende che volevamo mostrarvi. Nelle prossime settimane usciranno i video dedicati alle altre agende che trovate su 6paper, quindi avremo le agende di Notem, le agende di eJournal, le agende di Appointed, di Rifle Paper, di Midori, di Travelers, insomma tutti i refill datati per il Traveler Notebook. Insomma ce ne saranno tantissime perché, come vi avevo anticipato soprattutto sui social, insomma quest'anno abbiamo scelto di ampliare moltissimo la varietà di agende che potete trovare su 6paper. Quindi iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video dedicati alle agende 2025, attivate la campanella così non ve lo perderete di sicuro e lasciateci un like o un commento per farci sapere insomma se queste prime agende 2025 vi hanno incuriosito. Ci vediamo presto al prossimo video, ciao!